Comunque, ciao ragazzi, ciao ragazze, ciao! Nuovo video. Allora, gnocchi del mese, che non è il piatto mio preferito, appunto gli gnocchi con ragù fatti da mia nonna, bacio all'anima sua, ma sono dei ragazzi che mi piacciono, attori, cantanti, ballerini, eccetera, eccetera. Allora, iniziamo subito, scusate le pronunce perché dirò dei nomi anche inglesi, quindi scusate, mi dispiace tanto se sbaglio appunto i nomi in inglese, vi lascerò magari anche delle foto se riesco, se magari non mi vengono in mente i nomi li metterò giù nell'info box. Voglio sapere i vostri ragazzi preferiti, più belli, quelli che vi piacciono guardandoli in televisione, eccetera, eccetera. Fatemi sapere. Se volete altri gnocchi del mese, altri video come questo, fatemi sapere con un commento qui sotto, con un like, spolliciate e condividete. Ridiamo un po'. Ciao, si gira! Allora, primo gnocco del mese direi Riccardo Scamarcio. Fantastico, bellissimo, occhi verdi, castano, stupendo. Poi, secondo gnocco del mese direi Channing Tatum. Qui aiuto, i nomi aiuto, bellissimo soprattutto per il fisico ragazze, cioè dai, vabbè, troppo bello, indescrivibile. Secondo, terzo, Milo Ventimiglia, quando fa una mamma per amica, quando recita Jess, interpreta Jess in una mamma per amica al telefilm, è stupendo. Lui e Rory, mamma mia, Alexis Bledel, lei è bellissima, lui è bellissimo, insieme sono una coppia fantastica, stupendo. Poi mi piace anche tanto come cantante Alvaro Soler, Ricciolo, con gli occhi verdi, canta bene, canta in spagnolo, io amo lo spagnolo come lingua anche se non la so parlare, quindi I love you, fantastico, meraviglioso. Poi terzo, quarto, non mi sono scritta niente. Jess McCartney, quando ero giovane a 15-16 anni, quanto era bello, biondo, occhi azzurri, e grazie a lui che avevo tutti i fidanzati biondi con gli occhi azzurri, perché avevo il chiodo fisso che mi dovevo fidanzare per forza a quell'età con un ragazzo biondo con gli occhi azzurri. Infatti il mio primissimo ragazzo era Ricciolo, biondo con gli occhi azzurri. È un fisicaccio, Gabriele, quanto sei bello. Va bene, Jess McCartney cantava bene, biondo, carino, magro, bellissimo, quindi lui mi piaceva tantissimo. Poi Justin Timberlake, anche all'epoca quando ero piccola mi piaceva tantissimo, magro, alto, canta bene, ha dei begli occhi, un bel fisico, quindi bello anche lui. Poi vediamo un po', non so il nome, però quel modello, perché sicuramente è un modello, che sono anno più di 10 mi sa, che fa la pubblicità dell'acqua di Giorgio Armani, sulla barca con la ragazza bionda, lui con i capelli neri che esce dall'acqua tutto bagnato con un fisico stupendo, meraviglioso, mamma, occhi di ghiaccio, che meraviglia, lui, se sapete il nome ditemelo che vado a cercarlo. E Parlami d'amore Mariu, quella canzone lì, quella pubblicità, comunque sapete sicuramente che pubblicità voglio dire. Poi mi piace tantissimo John Travolta quando faceva La febbre del sabato sera, con la camicia nera, la giacca bianca, i pantaloni neri, i pantaloni bianchi, lui tutto coi capelli impomatati, tutti pieni di gel, occhi azzurri, quanto sei bello Johnny, mitico, fantastico. Poi chi mi piace d'altro, vediamo un po', Marco Bocci o Cesare, no, allora Cesare Bocci è molto bello, però è vecchio. Scusa, mi dispiace. Occhi azzurri, occhi di ghiaccio, anche lui bellissimo, un bel fisico, molto molto bello, molto intellettuale, molto serio, fa dei film molto impegnati, Cesare Bocci. Marco Bocci è anche forse fidanzato di Emma, mi piaceva di più prima con i capelli castani, comunque molto molto carino, adesso non mi piace più, ma anche lui ha un bel fisico, quindi bellissimo, molto bravo anche a fare i film. Poi quando ero piccola mi piaceva Simone Corrente, quello che faceva Distretto di Polizia, forse lo c'è ancora adesso in quel telefilm, non lo so, comunque guardavo Distretto di Polizia all'epoca, a 18 anni, e mi piaceva Simone Corrente, molto molto bravo, i capelli, quando faceva così con i capelli, mamma mia che meraviglia, che figo, volevo essere una spazzola io per pettinargli i capelli, vabbè, follie di quando ero giovane, molto molto carino Simone Corrente. E poi vediamo un po' se me ne vengono in mente altri biondi con gli occhi azzurri magari. vediamo un po'. Allora, Jared Leto, lo cercavo con gli occhi azzurri, lui non credo abbia gli occhi azzurri, o forse sì, bellissimo, a parte che canta anche bene, perché dovrebbe aver fatto delle canzoni con i 36 con Two Mars,
come gruppo, bellissimo, Occhi di Ghiaccio, se gli ha gli occhi azzurri perché non me lo ricordo, è da un bel po' che non si vede in televisione o comunque nei programmi di musica e non mi sono informata di come sia fatto adesso, comunque era bellissimo all'epoca quando appunto faceva i film o quando recitava o comunque quando cantava, bello, bello, bello. Jared Leto, bellissimo, un poema con quei capelli neri, i corvini, gli occhi chiari, bellissimo. Sì, mi piacciono i ragazzi dei gusti particolari, infatti, in fatto di ragazzi. Allora, qui apro una parentesi, Gabriel Garco e Raoul Bova sono carini, ma preferisco altre persone, nel senso, sì, Gabriel Garco avrà sicuramente un bel fisico, biondo, occhi azzurri, bellissimo, alto, ok, però mi sembra tanto gasato, tanto montato, tanto programmato, non mi piacciono quelle persone che non sono spontanee. Raoul Bova mi piace perché ha un bel fisico, gli occhi chiari, bello, fa dei bei film. Scusa, ma ti chiama Amore? Oppure Sono già solo, non sono solo. Vabbè, cose anche abbastanza truci. Comunque, bravo come attore, sia uno che l'altro, e va bene. Però, sinceramente, mi piacciono altri personaggi, e ve l'ho appunto appena letti. Un altro cantante che mi piace tantissimo è Enrique Iglesias. Mamma mia, quando canta Bailando! Stupendo, mi vengono i brividi. Bellissimo, lui canta bene, anche lì parla in spagnolo, canta in spagnolo, molto molto bello, con i capelli che va sempre così perché se li deve aggiustare, bellissimo. Poi chi mi piace d'altro? Non lo so, non me ne vengono in mente altre, sinceramente, con il fisico stupendo, meraviglioso, mi piace anche tantissimo, come si chiama? Oddio, quello che ha fatto anche Ballando con le Stelle. Tanto mi verrà alla fine del video il nome, però si chiama, non Paolo, Fabio, Montolivo, come si, no, Montovoli, Montovoli come si chiama? Montovoli, Cristiano, Cristian De Sica, anche un bel figaccione direi, come si chiama? Dio, Pucci anche bellissimo, Andrea Mitico, fantastico. Poi, come si chiama Montovoli? Andrea, Andrea Montovoli. Mamma che figo, ragazze, stupendo, biondo, occhi azzurri, fisicaccio della Madonna, stupendo, meraviglioso, tutto muscoli, cioè muscoli. Farà palestra sicuramente, non è uno di quelli tutti montati, pieni di muscoli finti, ma comunque ha un bel fisico. L'occhio serve per guardare, ragazze, quindi lui è bellissimo. In prima posizione Montovoli, poi c'è Riccardo Scamarcio, Jared Leto e tutti gli altri dopo. Questi sono i miei gnocchi fighi, uomini bellissimi secondo me, fatemi sapere i vostri. Ciao!